Sì, abbiamo fatto secondo me una partita da squadra vera. Il primo tempo abbiamo sofferto, loro giocano, l'avevo detto, che loro giocavano un buon calcio. Fino a che hanno giocato ai nostri ritmi è stata una partita molto equilibrata. Noi abbiamo preso gol sull'unica disattenzione della squadra ed sono stati bravi loro a sfruttarla. Siamo stati bravi subito a rimetterla in piedi, abbiamo avuto altre due situazioni per andare in vantaggio, ma non eravamo, cioè, era molto in equilibrio la partita, perché loro giocavano ai nostri ritmi e ho detto facevano queste azioni molto bravi. Nel secondo tempo è venuta fuori che allenarsi a ritmi alti succede questo, che la squadra avversaria non riesce a tenere i nostri ritmi e nel secondo tempo il 3-1 secondo me ci sta anche stretto, perché abbiamo avuto altre tre occasioni per chiudere la partita. E due o tre situazioni in contropiede di lettura non giusta. Però poi alla squadra non gli può, si può chiedere sempre l'ottimo, ma bisogna fargli i complimenti per l'applicazione, perché non era una partita facile. Le cose più belle, insomma, questa reazione, questa squadra che non si è scomposta, insomma, nel svantaggio, le cose invece. Forse quell'errore lì, ma insomma, ci può stare, Sì, come dicevi ora, ci può stare. la cosa più bella che mi è piaciuta è che per la prima volta siamo andati in una piccola difficoltà, cioè sotto, e volevo vedere la squadra come reagiva. È stata ghiacciale, non si è scomposta, ha continuato a fare il suo gioco, quello che avevamo provato stamattina, e nell'occasione che avete visto che oggi abbiamo pensato leggermente un po' più alti rispetto alla partita con il Bari. Abbiamo recuperato molto più palle nella zona, nella loro metà campo. E questo mi ha fatto enormemente piacere, cioè non si è scomposta, non si è scoraggiata. È andata avanti a testa bassa, ha voluto andare a cercare il 2-1. Per brillantezza o per pigrizia forse non l'abbiamo trovato, perché la chiusura del secondo palo, secondo me, è fondamentale, non l'abbiamo chiusa due volte con la palla che è passata. E il secondo tempo, tenendo quei ritmi alti, era normale che loro calavano e quindi è stato piacevole vedere che i ritmi sono saliti. La cosa meno piacevole è che il primo tempo, secondo me, abbiamo un po' esasperato la palla lunga sulla prima punta. Siccome loro non avevano una grande fisicità, la grande fisicità, e io avevo preparato la partita su questa palla filtrante, però gli avevo detto non ne abusiamone. Però poi è vero, il campo era scivoloso, la prima partita poteva riservare dei rischi, un pochettino l'abbiamo abusata. È anche vero che molte squadre giocano con questo metodo qui e hanno vinto dei campionati, delle coppe importanti. A me non è che mi piaccia enormemente, però esasperare il lancio lungo sulla prima punta e saltare il centrocampo. Però poi ci sono delle partite dove è anche logico farlo. Carmine mi era piaciuto già nella precedente partita diciamo da tre Sì, quartisti con sì, sì. Petrovagli, oggi Molto molto bene. bene. Secondo me la coppia si sposa molto bene. Sono due giocatori molto complementari. Uno attacca la profondità che è di Carmine e Ardemagni gioca in contro oppure vicino all'area di rigore. Non per niente Ardemagni oggi poteva fare 3 gol o 4. Quindi secondo me è una coppia che si sposa molto bene, anche perché Di Carmine è il giocatore dove è il terminale della squadra nel gioco. Nelle sponde, nel terminale poi della palla di chiudere l'azione è Ardemagni. Io per scherzo dico ai giocatori che noi giochiamo 4-2-3 zoppo, 4-2-3 zoppo, perché Ardemagni lo coinvolgo meno rispetto a Di Carmine nel gioco, proprio per caratteristiche, perché secondo me Di Carmine è molto bravo a fare questo. Poi se Ardemagni devo sfruttarlo per le sue caratteristiche, stasera secondo me è stato la perfezione. 4 palle, 2 gol e uno quasi sfiorato, quindi secondo me molto bravo su questo. E quindi Di Carmine mi piace anche per il movimento che fa, ma anche per il raccordo che tiene i due centrocampisti. Si coprono molto bene il campo. Ricordate che il campo è di 60 metri o 62, due centrocampisti non sempre riescono a coprire. Noi lo copriamo in verticale con gli esterni che vengono a chiudere molto dentro e Di Carmine che gli fa, diciamo, il vertice alto. Quindi sono molto bravi a coprire il campo, però poi alla lunga
qualche ricambio lo deve avere, perché o gli esterni o i centrocampisti gli chiedo un'enormità di sacrificio e quindi qualche cambio lo deve avere. Abbiamo parlato di attaccanti, in difesa Rossi continua a dimostrare che la fiducia è ben spesa nei suoi confronti, e Mancini cresce, molto affidabile, molto affidabile. La difesa mi è piaciuta, tranne la piccola sbavatura del gol e in un'altra situazione della traversa, una punizione che la palla bisognava lasciarla andare, scappare con la palla e non fare fallo, che mi sembra che l'abbia fatto Mancini, mi sembra. Ma la difesa ha retto bene. Ricordatevi che questa è una squadra che quando ha quei due attaccanti veloci così, specialmente all'inizio della stagione, ti possono mettere in difficoltà. Caso strano, poi abbiamo preso il gol su una palla alta. Questo è il bello del calcio. Però secondo me la difesa ha lavorato molto bene, ha lavorato di reparto, è scappata al momento opportuno, quando doveva scappare, quando loro cercavano questa palla su Arma, che è un giocatore molto importante. Io sono molto contento della squadra, al di là del risultato, di come ha intrapreso la partita e come ha giocato nel momento che eravamo andati in svantaggio. Sono segnali positivi. E ho trovato del negativo e negli spogliatoi l'ho già detto a tutti i giocatori singolarmente, anche al portiere stesso, al nostro portiere, anche se non è stato impegnato, gli ho detto qualche piccola cosa che deve fare. Io vado a cercare il negativo, voi e il tifosi cercate sempre il positivo per esaltare il risultato. Quando si vince, quando si perde, cercate sempre il negativo. È normale, fa parte del calcio. Il programma è per la prima volta gli darò 48 ore di stacco. Ci ritroveremo mercoledì alle 4 allo stadio qua per preparare poi la settimana normale, perché giochiamo lunedì e quindi faremo mercoledì. Se lo chiede il Milan è come dire è ufficiale. Non è che l'ha chiesto il Forlimpopoli o un'altra squadra, l'ha chiesto il Milan, quindi sarà ufficiale, anche perché mi sembra di aver letto che c'è sulla la Rai, mi sembra di aver letto da qualche parte. Quindi io ho già predisposto che giocheremo lunedì e non dubito che non giochiamo lunedì. E quindi dovrò fare la settimana normale, quindi mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 1, sabato 1, domenica mattina partiamo. Altra cosa che farò durante il campionato, quando le trasferte saranno lunghe, partirò alla mattina presto per andare a fare l'allenamento sul posto, per levare la stanchezza del viaggio. Quindi lunedì, cioè domenica partiamo. Domenica pomeriggio. Sì, ma anche se giochiamo al pomeriggio è uguale. Io parto il venerdì, facciamo ore di 5-6 ore, venerdì mattina partiamo e andiamo a fare l'allenamento sul posto per togliermi proprio le scorie delle 5-6 ore di pullman. Questa è una cosa che ho concordato con la società, perché ho trovato dei benefici personali quando giocavo. In più l'ho visto quando ho cominciato a fare l'allenatore, che i giocatori apprezzano il fatto che quando arrivi là fai anche una doccia, una rifinitura molto non blanda, 40 minuti a grande intensità, la stanchezza gli si leva. E quindi con la società abbiamo concordato questo, è una richiesta che l'ho fatta, perché secondo me avere 5 ore sul pullman o anche 6, che io non disdegno fare le trasferte col pullman, però bisogna levarle nelle gambe e nella schiena più che altro. Quindi solo le trasferte in cui, scusa, ci sono 5-6 ore di viaggio? Sì, di solito sopra le 5 ore, se sono 3 è facile di smaltire, sopra le 5 io parto sempre la mattina, quindi sarà compito della società trovare il campo e sarà un piccolo sacrificio che gli ho chiesto. Gli altri anni la Coppa Italia accompagnava all'inizio del campionato, cioè la settimana dove si iniziava. Adesso dopo la partita di lunedì passeranno, è un po' anomalo, perché passeranno 20 giorni prima dell'inizio del campionato. È un bene non fare partite, diciamo, come quella di stasera, o un male, secondo voi? Vabbè, noi faremo partite non ufficiali. Non ufficiali, cercheremo di fare partite anche di buona levatura, cercheremo di trovare squadre. Ma penso che ormai dopo sei partite, di cui tre di buon livello, cioè Bari, Carpi stasera e Maceratese, sono quattro, ormai il ritmo partita, i 14-15 giocatori che abbiamo adesso dall'inizio abbiano trovato una buona condizione. Sicuramente non avranno il tempo di calare di concentrazione, perché gli allenamenti saranno sempre al massimo dell'intensità, di cercare di andare oltre il limite nostro, proprio perché è un mio credo. Anche se non c'è la partita, io gli metterò degli obiettivi,
cercherò di dirgli, gli darò un'ora in più di riposo e quindi cercherò delle motivazioni durante gli allenamenti. E anche stamattina che abbiamo fatto un'ora e cinque, che voi non avete visto, la squadra ha risposto molto bene, abbiamo fatto un'ora molto concentrata e molto intensa. E si è visto proprio il secondo tempo, secondo me. Il fatto di giocare sempre a ritmi alti, la squadra avversaria ha un tempo che riesce a reggere e poi visibilmente cala, perché loro secondo me il secondo tempo sono calati vistosamente, noi lì abbiamo trovato degli spazi molto importanti e lì abbiamo giocato anche secondo me un discreto calcio con cambi di gioco e sovrapposizione molto importanti. A posto? Grazie di tutto, buonasera.